Bella raga, benvenuti in questo video dedicato a voi solo abbonati ragazzi. Questo video è un video introduttivo dove vi spiego un attimo basic cos'è il beef, cosa serve per fare il beef e bene o male come usarlo. Allora ragazzi, il beef si fa con due console, ok? E bisogna avere la stessa versione di gioco. Cosa vuol dire? Che se siamo con un Xbox One o una PS4 dovremmo usare un'altra One o PS4, perché ovviamente stiamo usando la vecchia versione di gioco. Invece se abbiamo le next gen, raga, possiamo usarle tranquillamente, ma bisogna sempre usare lo stesso gioco. Non si può fare il beef con le versioni diverse di gioco, ok? E fino a qua penso sia scontato. A questo punto, una volta che abbiamo due console praticamente e abbiamo il gioco su tutte e due le console e lo stesso account, raga, su tutte e due le console, ci servirà Netcat. Netcat Archai, raga. Trovate il link qua sotto in descrizione e adesso vi faccio vedere come scaricarlo e come recuperarlo. Quindi, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Andiamo su Google, scriviamo Netcat Archai e andiamo a cliccare sul primo link. Andremo a cliccare su download, ragazzi, chiudiamo la finestrella e andremo a scegliere la versione che preferiamo che serve a noi, Windows o quello che sia. Quindi ragazzi, una volta fatto ciò, abbiamo scelto e scaricato il file, andremo praticamente a installarlo. Io non lo farò perché l'ho già fatto. E una volta fatto ciò, raga, ci troveremo in questa situazione. Ci troveremo questo simbolino, ragazzi, sul desktop. E questo è Netcat. Quindi lo andiamo a cliccare e lo andiamo ad avviare. Ci troveremo praticamente in questa schermata dove avremo al centro tutti i dispositivi collegati, ragazzi, alla rete che stiamo usando. Quindi andremo a cliccare su questo pad, ragazzi, e andiamo sul lucchetto e troveremo questa schermata. Queste sono le tre schermate di blocco che possiamo fare: PS5, ragazzi, che ci vuole un router a sé, da come vedo, e poi Xbox e PS normale. Per Xbox va bene sia per next gen che old gen, ragazzi, mentre voi di PS5 avete dei problemi e mi sa che dovete avere un router apposta per usare Netcat. Fatemi sapere nei commenti se è effettivamente così. Comunque sia, potrebbe essere anche gratis, non c'è bisogno di fare l'abbonamento per forza, perché nell'ultimo anno, come vedete, avete visto, hanno aggiunto questa funzione coi punti, che se noi andiamo a guardarci questa pubblicità un minuto, che poi praticamente è solo un caricamento, raga, ci regalano tot punti e ogni 1000 punti abbiamo dei minuti gratis. Quindi effettivamente non dovremmo neanche starlo più a pagare, perché se ci mettiamo lì, ci guardiamo un film, raga, e ci ricordiamo ogni 2 minuti di fare sta roba, andremo a prendere gratis Netcat. Useremo Netcat gratis, free praticamente, veramente una figata, raga. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo le due console, abbiamo Netcat, abbiamo l'account, non ci serve più niente, dobbiamo solo iniziare a fare il beef. Come funziona il beef? Il beef, ragazzi, funziona in questa maniera. Quindi proprio ve lo spiego blando blando e poi dai prossimi video vedrete, proprio facendo il glitch, come funziona. Allora, praticamente avviamo il gioco con la prima console, C1, ragazzi. Andremo in lobby e una volta che siamo in lobby, ok, dovremo fare determinate cose. A quel punto frizzeremo con Netcat la console C1, ok, e con la seconda console, quindi C2, raga, avvieremo il gioco. Ci dirà che noi siamo già online con un account, noi accettiamo il messaggio e saremo praticamente online anche con la seconda console. E una volta che siamo online con la seconda console, dovremo fare altri passaggi. A quel punto chiudere la seconda console, ok,
E una volta che la seconda console l'abbiamo chiusa, dovremo tornare sulla prima console, quindi su C1. Su C1 a quel punto dovremo fare altre piccole cose, raga, e poi dovremo sfrizzare la console C1. A quel punto, a seconda di quel glitch stiamo facendo, dovremo andare in storia o possiamo tranquillamente quittare. Bastardi, sembra di essere a Monza qua. Possiamo tranquillamente quittare anche C1. A quel punto riavviare C1 e il gioco, ragazzi, è fatto. Quindi lasciate un like se vi è piaciuto il video, raga, commentate se avete dei dubbi, vi risponderò subito, avete la priorità voi abbonati, ragazzi. Subito dopo questo video farò già uscire quello dei Jokers, così se volete farvi i Jokers in beef, ragazzi, tra amici potete farlo. Vi spiego. Fatelo con persone fidate, con persone che conoscete da tempo, perché dovrete passarvi i vostri account. Io non ne voglio centrare niente, raga. Non mi date la colpa se poi date gli account a gente che non conoscete e vi li rubano, ok? Quindi state all'occhio, ragazzi. Questo è fondamentale, ok? Bella, raga, alla prossima. Lasciate un like. Bella.